Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ci corichiamo in... Vieni, vieni. Ciao. Come va? Bene. Ho portato un visitatore speciale stasera. Chi è che è? Sta facendo tutto il perimetro d'Italia col Transalp. Sta facendo un mega film. 600? 600. 600, quello piccolino allora. Quello del 92. Poi senti che accento che ha tra l'altro il ragazzo. Sono toscano. Provincia di Firenze, però sto proprio nel... Con lo schiacciato. Eh? Con lo schiacciato. Potrebbe quasi essere parente del Marco, Rimelli. Oddio, ragazzi. Ma pensavo... Perché sto andando al volo io. Pensavo di fargli provare il gin tonic con l'Hendrix. Se tu suggerisci altro di rinfrescante. Quello fresco. Comperò un bicchierone d'acqua, te lo chiedo. Naturale. Bravo. Bicchiere baratto. Vai. Grazie. Ci sei. Non posso non fargli compagnia a questo punto. Tra l'altro una volta ero qui a Como, lì in piazza ho conosciuto questo fotografo australiano, Paul Kegel, che stava facendo un po' il calendario di HM Australia, non HM, quello di Swimsuit, come si chiama quella rivista di Australia, che è tipo Pirelli, un calendario così, molto famoso. Se non fotografo è... l'avevo portato qui tra l'altro. E aveva preso come location la villa della Madonna lì fuori Varese per fare le foto, perché le voleva fare con questo stile italiano, lui diceva. Sì, ma strano. Come si chiama il Giovanni? Ma ragione. No, mi viene in mente. Sto pensando perché ho un nome sulla punta della lingua, ma non mi viene in mente. Dopo ti farò vedere le foto. No, tipo, hai presente quello che ti dicevo prima di Chase Jarvis? Però lo stesso modo di comportarsi. Imbarazzante. Cioè, è entrato qua. Dopo, non so, dopo 20 minuti era lì con tre tipe che gli rompevano i coglioni. Volevano il numero, voleva sapere cosa faceva, dove stava a dormire. Persa, va? Era imbarazzante ed era fantastico, era troppo simpatico. Proprio. Sta cosa del cetriolo al cappero non l'avevo mai vista. Salute. Ma cazzo, si sente tantissimo il cetriolo. Senti anche come assorbe l'alcol. Grazie, sono pure cucinette, assorbe l'alcol. Questa la esporto nelle mie zone. Ma il bello che fuma anche, se noti, il ghiaccio. Prima stava fumando. Vero? No, no, credo un po'. Sta fumando. È caldo, eh. Riccardo, questa copia, Riccardo. Allora, mi è successa una cosa
Una cosa, un incontro molto carino oggi davanti al bar dove ho fatto colazione dopo aver salutato Carlo che mi ha ospitato qui a Como. Ho salutato Carlo, mi sono soffermato un attimo al bar per rimontare un po' la roba sulla moto e ho incrociato questo signore molto molto simpatico, che è Mauro, un architetto qui di Como, nel quale ho avuto una bellissima conversazione, ha spaziato un po' su tutto di più. Come ormai credo di aver capito, si tende ad attrarre le persone che più ti sono affini in qualche modo, e quindi la conversazione ha spaziato su molti aspetti, anche chiaramente gli aspetti del viaggio, di come affrontare, di perché uno arriva a fare un viaggio del genere. Sono domande a cui cerco di rispondere, anche se a volte chiaramente cerco anche di un po' autoconvincere me stesso, però. E adesso mi stavo spostando, mi sono soffermato per una telefonata e mi ha contattato questo signore che è il figlio, appassionato di moto, e conosce Jonathan Incini di Partire Per tramite il sito, lo ha seguito un po'. Mi ha chiamato e mi ha detto: vai, ti offriamo il pranzo se sei ancora a Como, vieni, che mio figlio si è rammaricato che non c'era e ti avrebbe conosciuto volentieri. E quindi ero uscito da pochino da Como, quindi sto rientrando indietro adesso e vado a pranzo con loro, così che chiacchieriamo un po', ci conosciamo. Mi fa molto piacere, un aspetto molto 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 carino e umano della cosa che sto facendo, e sono veramente contento di poter andare, se posso anche un minimo trasmettere il mio piccolo qualcosa al figlio di Mauro, che ha 18 anni, mi sarebbe ecco, un gran piacere dal mio punto di vista, ne sarei molto molto lieto e felice. E quindi ora andiamo alla birreria artigianale qui a Como e poi vi saprò dire e raccontare più tardi. Per la prima volta concretamente mi sono trovato ad ispirare qualcuno a fare un viaggio in moto, a lasciargli qualcosa, ed è stata una soddisfazione incredibile, sono veramente contento in questo momento. È la primissima volta che mi succede così direttamente di dare un'ispirazione a qualcuno in vita mia in generale. Sono veramente felice, spero che possa fare qualcosa. E sicuramente potrà contare sul mio aiuto, su consigli o un supporto morale, come gli ho detto. È stata un po' una fava, perché si vede un po' gasato, ha fatto un po' il bischero in giro con la moto, gliel'hanno sequestrata per 60 giorni proprio oggi. A 18 anni ci può stare, però per il futuro un po' d'occhio in più magari è meglio, ecco. Però sono veramente molto molto felice. Adesso sto andando da Giuditta, che è la ragazza che mi ha ospitato una delle ragazze che mi ha ospitato a Trieste, che lei sta qua a Monza e starò con lei stanotte e domani notte. Sono molto contento di rivederla, mi fa davvero piacere poterla rincontrare nuovamente. Intanto sono a Monza, questo è il parco dell'autodromo, sono stato anche prima verso l'autodromo, è molto, molto bello questo parco, davvero, è anche molto grande. Devo dire che la giornata si sta concludendo nel migliore dei modi. Sono veramente molto molto felice di quello che è successo, quindi ringrazio Mauro, ringrazio Mattia, gli auguro il bene a tutti e due, che Mattia possa portare avanti le sue passioni, se sono quelle di fare un viaggio in moto. Quindi vi saluto, anche se mi sentite, mi seguite, scrivetemi, ricordatemi, mandatemi un messaggio, insomma salutate se mi sentite in questo momento, che mi farebbe piacere. Ciao ragazzi. Beh, sono qui che penso un po' da questa vista sul lago e ho appena saputo che lei non c'è più e niente. Beh, ciao Leona.